Ore 21, fra pochi minuti, in diretta dall'Ariston, succede quello che deve succedere, comincia lo spettacolo, però facciamo notare che qua non è che Sanremo sia così animata, che ci sia tutta questa verba. Cioè, effettivamente per le strade nessuno, negozi chiusi, bar vuoti, o sono tutti in TV a guardarla, o forse la TV è finzione, come noi abbiamo sempre sostenuto. Beccato al volo, Leone di Lerbe, ciao, come stai? Sto mangiando, sto bene, sono divinamente bene con gli amici, con tutti, e del festival non ce ne frega niente perché sono meglio due gamberi che un festival. La gentile ospite è con te? Sì, sì, lei fa sesso dalle 3 alle 4 di pomeriggio e poi basta. Io faccio sesso tutta la giornata, ho il culo di fuori mezzo agli alberi, quando voglio accomodare accomodo. No signore, questo è Leone di Lernia, che per chi non lo conoscesse adesso sa chi è. Out. Soltanto questo posso mangiare, se no mangio solo questi qua stasera, adesso li vado a preparare e poi lui li mangia. Leone ha detto che fa sesso, per quello fai tutto il tuo sesso. Dimmi, beh, che altro ti devo dire? Dimmi. Noi ti salutiamo, fai sesso quanto vuoi, come vuoi, sta attento che fai un ciuppone, diciamo noi. Va bene, auguri. ciao. Siamo in Piazza Bresca e abbiamo il titolare di uno dei ristoranti più rinomati, che è Adriano, del ristorante Adriano. Tu ci dicevi con perplessità che quest'anno c'è meno del meno del meno, come mai? Del meno. E probabilmente mancano, non lo so, mancano i soldini. Allora, siamo davanti al ristorante La Pigliese, qua è una piazza particolare, vengono tutti i VIP. Noi adesso intervistiamo il grande Meneguzzi e anche... il grande Meneguzzi e Dirisio, per voi turno di notte e gente. È una missione quasi possibile, ma noi ce la faremo. Allora signora, abbiamo grande Meneguzzi, uno dei favoriti, bellissima canzone, tu ci devi assolutamente salutare, ti portiamo via un secondo, abbiamo la telecamera nascosta, vai Meneguzzi. Te le stessi, ciao da Paolo Meneguzzi, fate i bravi. Buon Sanremo a tutti. Sara Meneguzzi ha fatto una dedica per te, ha detto salutaci Sara. Oh che bello, per me è un'emozione. Ferma lì. Questo qua è da parte di Meneguzzi per la nostra amica Sara. Oddio. A parte che ti ho baciato dall'altra parte, Ok. Ah, Meneguzzi è un grande. Dirisio. Dirisio duetta con lui, quindi farà una canzone stupenda. A posto così. Ciao. Votatelo. Ciao. Beccato il nostro collega di La Vita in Diretta. Ti chiami? Danilo Fumiento. Ah, tu sei peggio di noi, ci sei dappertutto, prezzemolo numero uno. Ma mi piace curiosare, quindi sto sempre in giro, è il mio divertimento in realtà questo lavoro. Allora dici lo scoop più grande che hai fatto, non adesso ma durante La Vita in Diretta. Oddio, quest'anno abbiamo fatto parecchie cosettine. Beh, ultimamente abbiamo scoperto la nuova fidanzata di Francesco Coco, Eva Collini, ha fatto la prima intervista da noi. E poi oddio, tante altre cose, la data del matrimonio di Totti, abbiamo scoperto quest'anno di cosettine, di gossip. Il tuo collega che ha avuto qualche diverbio con Albano, come va? Ma lui sta bene, ovviamente è rimasto dispiaciuto dal... C'è rimasto di un male. Ma sì, perché comunque lui stava facendo il suo lavoro, quindi il fatto che durante il suo lavoro abbia, diciamo, preso uno schiaffo, sicuramente non fa piacere a nessuno. Quindi non c'è rimasto bene. Posso dire il mio collega... Come no, assolutamente, devi dirlo. Ciao, il mio collega di La Vita in Diretta, ciao. Ciao, grazie.